Una vera e propria guida romanzo da affiancare alla guida turistica per entrare più profondamente nell'interiorità di una grande terra dalle stratificazioni culturali molteplici e complesse. Dopo il successo di Passaggio in Sardegna, il viaggio di Massimo Nofri continua nella nostra Sicilia. Il libro Passaggio in Sicilia è stato presentato ieri nella sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela. Onofri è professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Sassari. Io in Sicilia e in Sardegna anche ci passo, mi ci trattengo, ma non ci rimango mai. In Sardegna insegno e ci vivo adesso, Alghero. Con la Sicilia ho un rapporto antichissimo ed ho una figlia avuta con una donna siciliana che adesso è tornata a vivere qui, tra l'altro a Modica, per cui rappresentano per me le due isole, quindi la Sicilia, due isole a cui sono profondamente legato, nelle quali non posso non ritornare, ma nelle quali non posso che passare e continuare a passare e continuare a passare. Passando le racconto, le amo, le ricordo, in particolare la Sicilia, se la Sardegna è l'isola che per lavoro non ho scelto, ma ha scelto me e dove adesso vivo per lo più, la Sicilia è l'isola della memoria, della nostalgia e soprattutto dell'amicizia, credo. Dopo aver scritto questo libro, che è stato un libro doloroso, perché è un libro che nasce dall'elaborazione di un disagio, cioè il non vivere io più con mia figlia. Io ho scritto questo libro perché mia figlia tra 20-30 anni lo possa leggere e sapere qual è la Sicilia che ha amato suo padre. Per cui ho scoperto che questo libro è appunto soprattutto un libro dell'amicizia e del ricordo. Mi permetto di segnalare un capitolo in particolare, perché spiega tante cose, che è Siracusa Dolcissima, dove c'è la figura di un uomo che non è noto, perché qui ci sono tanti scrittori dentro questo libro, cioè è un cardiologo che è venuto a Viterbo, ha fondato il reparto di cardiologia, ha sposato mia zia, la sorella di mia madre, e come tutti i grandi siciliani della diaspora intellettuale si è portato dietro una biblioteca, in quella biblioteca io sono cresciuto, e quindi l'omaggio a lui è fondamentale, e poi si capisce il perché allora di questa domanda, e io sono diventato, non volendo, pur essendo un etrusco estinto, uno che ragiona come un siciliano e che ama la Sardegna, pensate come sono messo. La presentazione del libro è stata promossa dalla libreria Mondadori in collaborazione con l'istituto scolastico retto da Angela Tuccio. Ha introdotto e moderato i lavori Lina Orlando. Ha dialogato con l'autore Ivo Abela.